Tapiro d'oro per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Questa sera, nell'Access Prime Time di Mediaset, andrà in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Recentemente, il sito del TG satirico fondato da Antonio Ricci ha riportato che Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro a Francesco Totti e a Noemi Bocchi, la coppia attualmente al centro dell'attenzione mediatica. L'ex calciatore della Roma è stato coinvolto in un'irruzione di gossip legata a un presunto flirt con la giornalista Maria Luisa Jacobelli. Durante la consegna del premio, Totti ha mostrato una certa freddezza, evitando di rispondere alle domande relative ai pettegolezzi e affermando di non voler ricevere ulteriori tapiri in futuro. Voi sapete tutto meglio di me, e comunque io non prendo più tapiri. La reazione di Francesco Totti e il tapiro lasciato per strada. Nonostante l'atteggiamento non collaborativo di Totti, Valerio Staffelli ha continuato l'intervista chiedendo a Noemi Bocchi come il compagno abbia giustificato le foto pubblicate nell'ultima edizione del settimanale Gente. La Bocchi ha risposto con un sorriso, dichiarando che Totti non avesse bisogno di alcuna giustificazione. Alla fine della consegna, è stato notato che Totti ha lasciato il tapiro incustodito, aprendo lo sportello dell'auto e abbandonandolo per strada poco prima di allontanarsi dall'aeroporto. A sorpresa, Totti ha aperto lo sportello e lo ha lasciato in strada, poco prima che l'auto abbandonasse l'aeroporto. Anticipazioni puntata di stasera. Nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, oltre al servizio sulla coppia Totti-Bocchi, verrà trasmesso anche un incontro tra Enrico Lucci e l'attore statunitense Johnny Depp, il quale non si è espresso su chi tifi tra Donald Trump e Kamala Harris in vista delle imminenti elezioni americane. Inoltre, andrà avanti l'inchiesta sui parcheggi abusivi a San Siro a Milano, insieme a molti altri servizi che caratterizzano il programma. L'appuntamento è fissato per le 20:30 circa su Canale 5.